Buongiorno. Abbiamo chiesto oggi all'onorevole Mauro Dattis, deputato del Parlamento italiano, di darci un aggiornamento sui criteri e lo stato di avanzamento della sua proposta di legge, intitolata Interventi per la prevenzione e la lotta contro il virus dell'immunodeficienza umana, la sindrome da immunodeficienza acquisita e le infezioni a malattie sessuali a trasmissione sessuale. La PDL, presentata nel 2019, dopo aver ottenuto l'approvazione della Commissione Affari Sociali con la menzione proposta trasversale e utile per la popolazione, nella scorsa legislatura, cioè verso marzo del 2022, non riuscì ad arrivare alla discussione in aula a causa dell'anticipata fine della legislatura. Ma l'onorevole Dattis, appena aprì nuovamente la Camera dei Deputati, pochi mesi fa la presentò nuovamente con lo stesso testo e ne è stato relatore in Commissione Affari Sociali. Oggi l'onorevole Dattis è con noi e ci ha concesso un'intervista da diffondere sui canali del terzo settore, proprio per aggiornarci a tale proposito. Buongiorno, onorevole Dattis. Buongiorno. Le siamo grati comunque per l'ormai consueta collaborazione, che non la separa mai da noi operatori del terzo settore. La legge 135 del 1990 è stata definita già da tempo ormai obsoleta, grazie agli straordinari avanzamenti della ricerca, che lei stesso ha definito la nuova proposta di legge, un testo che si basa su criteri community-based. Qual è la grande innovatività, quindi, di questa proposta di intervento? Ma la novità che abbiamo costruito insieme nella scorsa legislatura è appunto quella di innovare la 135 del 90, sulla quale diciamo, ognuno di noi ha espresso tutto l'apprezzamento, perché quella legge fatta nel 1990 fu tra le più innovative a livello mondiale. E quindi onore al legislatore dell'epoca, a chi ha lavorato su quella legge. Dicevo, la vera innovazione di questa legge è appunto basare, per usare un termine, per usare termini italiani, basare la lotta, il contrasto all'HIV e all'AIDS sulla comunità fatta degli enti del terzo settore, che prendono anche un nome, diciamo, diverso nella legge. Non è più il volontariato, vi ricordate, no? Prima della presentazione della legge, della proposta di legge, c'era testo riportava, insomma, anche il testo Dattis presentato nel 2018 parlava di volontariato. Noi nel corso del lavoro in Commissione Affari Sociali abbiamo ripreso la definizione di enti del terzo settore, adeguando anche alla riforma degli enti del terzo settore che nel frattempo c'è stata, basata su questa attività, perché grazie all'attività del terzo settore si può compensare quello che ovviamente obiettivamente non si può fare direttamente attraverso le attività, Istituzionale. diciamo, tipiche istituzionali. Quindi questa è una delle innovazioni importanti della proposta di legge, devo dire, sulla quale io personalmente, ma l'ho dimostrato tutta la Commissione Affari Sociali nella scorsa legislatura, e non ho motivo di dire anche questa, contiamo parecchio. E speriamo che appunto che la nuova legge riesca a capitalizzare l'esperienza che abbiamo maturato in questi 30-40 anni di fatto, nel informare, nel accompagnare al test, nel accompagnare all'accesso in terapia,
all'assistenza a tutte le persone che ne hanno bisogno, soprattutto cercare di mettere in sintonia anche le persone che credono di non aver nulla a che fare e cercare di portarle verso il test, verso la consapevolezza di questi di questo problema, di questi problemi, anche perché le infezioni a trasmissione sessuale sono in aumento, quindi è un problema. Di fatto, onorevole, lei ha individuato una necessità di rinnovamento oggettiva a favore della prevenzione, del percorso di salute soprattutto, attraverso l'aiuto delle persone che vivono sul territorio. L'iter approvativo adesso che lei ha presentato, ha fatto la relazione alla Commissione Affari Sociali, sarà molto lungo. Quanto ci vorrà perché la legge d'Artis o comunque la legge innovativa possa entrare in vigore? Allora, intanto le voglio dire che si sono aggiunte tre proposte, una ancora non formalmente, tre proposte di legge di colleghi che saranno, come si dice nel gergo del procedimento parlamentare legislativo, abbinate alla proposta di legge d'Attis, che sono la Zanella 948, la Sportiello la 1078 e la Girelli 1198. L'accordo dovrebbe essere che il testo base è la proposta di legge d'Attis, a prima firma d'Attis, che è quella poi, voglio dire, pari pari licenziata dalla Commissione Affari Sociali della scorsa legislatura, quindi all'unanimità tutti, PD, 5 Stelle, Forza Italia, per fare anche dei nomi delle sigle, Fratelli d'Italia, quindi tutti quanti. Quindi l'abbinamento comporta semplicemente che si cercano di mettere insieme poi le idee di l'una e dell'altra in un testo che viene emendato. Ho visto nei testi che sono stati presentati dai colleghi che non ci sono grosse differenze, diciamo, rispetto al testo che dovrebbe essere il testo base. Quindi, dopo un confronto che avrò in questi giorni, proprio questa settimana, io personalmente col sottosegretario alla salute, poi successivamente anche col ministro, col sottosegretario Gemmato, col ministro Schillaci, diciamo, chiarendo alcuni punti, io le dico francamente, mi auguro che il Parlamento licenzi la nuova legge entro l'1 dicembre del 2023. Io vorrei festeggiare la celebrazione della giornata mondiale dell'HIV, dell'AIDS, con il Parlamento che approva questa nuova legge, perché, come si dice, abbiamo tante cose da fare e approvando questa legge mettiamo la base per farne delle altre. Tra l'altro, le aggiungo che questa legge, come le sa, questa proposta di legge ha anche un articolo dedicato all'HPV, alla lotta al papilloma virus, che fortunatamente, diciamo, può essere sconfitto attraverso un vaccino che è stato individuato. Purtroppo siamo ancora diciamo lontani da quello dell'HIV e dell'AIDS, ma è anche quella una questione, diciamo, che abbiamo voluto affrontare nella scorsa legislatura, quindi cogliendo proprio l'occasione di questa legge. Quindi 1 dicembre 2023 io mi auguro che saremo a celebrare con qualcosa che abbiamo fatto e non che abbiamo detto soltanto. E dopo la fase aula della Camera dei Deputati, vi sarà credo il Senato? La Camera approva il testo, lo manda al Senato. Se il Senato non lo modifica, viene approvato in via definitiva, ovviamente mandata poi all'attenzione del Presidente della Repubblica, che la promulga a seguito appunto di tutte le verifiche, compresa quella di adesione ai principi della Costituzione. Nel caso in cui il Senato la dovesse modificare, ritorna alla Camera. È ovvio che noi ci faremo parte attiva di concordare anche già con i colleghi del Senato un'attività legislativa che magari trovi pronto il Senato ad approvarla in via definitiva. Vedremo. Questa è una cosa che però le potrò dire nelle prossime settimane. Sì, infatti la cosa che
ci aveva messo un po' in imbarazzo è stata proprio quella che le altre proposte di legge che sono arrivate all'ultimo momento in effetti vengono da coalizioni o da partiti che avevano anche collaborato nella creazione degli emendamenti della proposta di legge 1972, quindi della sua, e che hanno parlato allora e però poi adesso si sono ripresentati con delle nuovi testi propri. Mentre il suggerimento proprio già all'epoca, della, quando in saletta interparlamentare ci incontrammo, l'idea era proprio quella di creare un blocco unito in maniera da poter andare avanti speditamente. Ritiene che la sua proposta di legge riesca ad armonizzare gli interventi italiani con le richieste di salute che arrivano da parte delle Nazioni Unite con un obiettivo 2030 molto serrato di salute, sostenibilità e tutti gli aspetti che lei conosce meglio di me? Guardi, le rispondo così, molto con una risposta secca, netta. Non è che ritengo che possa, io ritengo che debba, perché tra la 135 e 90 e questa fase nuova c'è in mezzo proprio le raccomandazioni che vengono dalle Nazioni Unite, e quelle raccomandazioni noi le dobbiamo raccogliere, recepire e realizzare. La sfida all'HIV, come è stato il Covid, è una sfida globale, non è una questione né italiana, né cinese, né giapponese, né americana. Quindi il mondo deve insieme combattere l'HIV e l'AIDS, e quindi le linee possibilmente devono essere sincronizzate. Quindi sì, le dico di sì, perché già nel testo vengono richiamati i principi delle linee guida del piano globale delle Nazioni Unite. Tra questi disegni, tra queste deleghe, vi è anche, se non sbaglio, menzione al piano nazionale AIDS, che era stato costruito nell'ambito del Ministero della Salute tra il 2017 e il 2020, ma che non fu mai finanziato, ed è per questo che poi certe cose non hanno funzionato. Lei prevede che in questa fase, con l'approvazione di una nuova legge, ci potrà essere la possibilità di avere dei capitoli di spesa dedicati, una reale operativa partecipazione del terzo settore all'assistenza al Servizio Sanitario Nazionale, che in questo momento ne ha bisogno, soprattutto l'informazione ai minori sul test e sulle possibilità che ci sono di curarsi fin dal primo momento, la lotta alla discriminazione con campagne di informazione che, se non sbaglio, avevamo appunto individuato. Allora, il tema delle risorse finanziarie è un tema aperto, nel senso che le attività della 135-90 sono già coperte in maniera strutturale dal bilancio dello Stato. La legge che sarà eventualmente questa qui, con questo testo, introduce nuovi, come posso dire, nuovi servizi e nuovi interventi che ovviamente richiedono nuove coperture. È naturale che il governo, in particolare il Parlamento, si debbano porre il tema delle risorse. Se ricordate, ci fu un emendamento d'Attis due finanziarie fa che stanziò 3 milioni di euro a favore del Ministero della Salute, che poi avrebbe gestito questi fondi per appunto le attività di contrasto, lotta e contrasto all'HIV. Quei fondi non sono stati utilizzati, verificheremo ancora la esistenza di quei fondi nella disponibilità, perché poi la legge si interruppe, perché l'iter procedimentale della legge si interruppe perché si interruppe la legislatura, parlo del governo Draghi ovviamente, ma confido nel fatto
che mentre costruiamo la proposta di legge che diventa legge, costruiremo anche una opportuna copertura finanziaria che garantisca il corretto funzionamento della community based, del modello community based, ma garantisca anche un sostegno maggiore all'attività clinica, a quella sanitaria e a quella di promozione, fatemi dire così, culturale, così ci capiamo, presso le scuole, presso i luoghi dove in particolare i giovani si incontrano, perché come sapete una delle difficoltà che abbiamo, per cui Mauro Dattis ha deciso di occuparsi da parlamentare di questa cosa, è che siamo passati dalla generazione del preservativo, che era quella degli anni 90, terrorizzata dalle morti per HIV, a generazioni che immagino che l'HIV sia un'influenza che passa o che si può evitare, perché appunto magari la società un po' si è distratta, ma c'è anche da dire che le morti da HIV per fortuna non ci sono più come una volta. La persona affetta da HIV, da AIDS, è praticamente riesce a vivere una vita migliore sicuramente rispetto a 30 anni fa, ma questo ha portato magari a sottovalutare la presenza della malattia, dell'infezione. Quindi tutti questi tre tronconi hanno bisogno di un aiuto. E questo aiuto lo troveremo, ne sono convinto, nel corso di questo periodo, per arrivare poi magari ad una legge di bilancio che copre queste attività del nuovo testo. Sì, ma come lei diceva, la parola culturale, mi sembra che ci sia anche una difficoltà culturale, nel senso che i giovanissimi non hanno notizie, come appunto lei stesso diceva. È previsto che si inizino dei corsi, dei dialoghi appunto sulla prevenzione, in maniera da far arrivare questi giovani con delle informazioni precise. Mi pare che nella sua relazione lei ha lasciato moltissimo spazio alla parte dei giovani. È fondamentale quella dell'investire sui giovani. Guardi, per esempio, come sa, il testo base prevede l'abbassamento della soglia di età per l'accesso non autorizzato né dal tutore né dal genitore ai test di diagnosi ai test per la diagnosi ai 14 anni, quindi praticamente, cioè viene abbassata l'età ai 14 anni. È stata una questione molto dibattuta nella scorsa legislatura, perché il testo iniziale era ai 16 anni, poi abbiamo verificato, anche parlando col garante dei minori, insomma, abbiamo fatto tutte le attività, diciamo, ispettive, che potevamo scenderla ai 14 anni. L'attività sessuale ha avuto un abbassamento delle soglie di età rispetto agli anni precedenti, e quindi aumenta ovviamente la possibilità di trasmissione, perché appunto a 14 anni rispetto ad altri periodi c'è questo, diciamo, questo fattore da considerare. E poi perché appunto a 14 anni i ragazzi vanno informati, e poter intervenire subito nel testo che anticipano la diagnosi può essere importante per contrastare la malattia, quindi l'infezione. Quindi è evidente che stiamo con questa legge intervenendo sulle fasce più giovani della popolazione. Nel piano nazionale AIDS del 2017, mai finanziato, vi era anche un capitolo sull'assistenza alle persone bisognose e che non si possono muovere da casa per varie ragioni, soprattutto ragioni d'età e ragioni di mobilità. Questi capitoli del piano nazionale AIDS, onorevole, riusciranno ad essere portati all'attenzione dell'esecutivo per darne copertura necessaria?
Guardi, le dico questo. Una delle questioni cruciali di questa legge sarà l'attività delle regioni, che è un tema che non riguarda solamente la legge HIV-AIDS, ma riguarda in generale la sanità. Questa roba funziona nel momento in cui Stato e regioni collaborano in maniera seria, applicando possibilmente gli stessi criteri in tutta Italia. La legge, il testo base della legge che affronteremo, prova a mettere in sincronia l'attività delle regioni con quella dello Stato. E quindi attività come quella dell'assistenza domiciliare, che sono tipiche delle deleghe delle regioni, dovranno tenere conto anche di questo aspetto. Verificheremo l'impatto economico, più che altro finanziario, che queste attività avranno appunto nelle riunioni che svolgeremo presto con la direzione della programmazione economica del Ministero della Salute, a cui accennavo all'inizio dell'intervista. E la conferenza Stato-Regioni quindi dovrebbe automaticamente essere in sintonia con le risultanti di questi colloqui. Io la ringrazio moltissimo per la sua continua sensibilità a questa tematica. In particolare poi noi abbiamo ancora delle gravi difficoltà per quanto riguarda la tempistica dell'AIFA per mettere a disposizione i farmaci nuovi approvati dall'EMA, così come poi i prontuari regionali sono un ulteriore passo che deve essere approvato a livello locale prima di poter usufruire di un farmaco innovativo. Secondo me, non si può avere un paese a varie velocità. Suppongo che anche questo aspetto nella legge, se non proprio nella legge come tale, perlomeno nelle raccomandazioni al Ministero, ci possa essere un capitolo di questo genere. È quello che le dicevo, perché il problema fondamentale è armonizzare l'attività di tutto quello che lo Stato, insomma, le regioni, il governo nazionale, il Ministero in questo caso, sono fondamentalmente i protagonisti di questa, che potrebbe essere una svolta. Ci abbiamo aggiunto l'importanza del terzo settore e l'importanza della parte clinica ospedaliera, perché diciamo questi sono poi i pilastri che completano tutta la casa che poi deve combattere e collaborare anche a sconfiggere l'infezione, così come gli obiettivi mondiali per adesso sono determinati. Quindi io sono convinto che potremo farcela, perché poi si tratta anche di fare opinione. Io in chiusura volevo, siccome lei ha ringraziato me, volevo io invece ringraziare voi, perché volevo ringraziare Nadir in particolare, dicendo che mi è dispiaciuto tantissimo non esserci. Per colpa mia quest'anno, ma volevo ringraziarvi perché esattamente quello che dicevo, il vostro movimento di opinione dà la possibilità anche a politici, diciamo, che si occupano della vicenda, come me e come tanti altri colleghi, ho visto quelli che hanno presentato qui, ma anche i colleghi della scorsa legislatura, di convincere gli altri colleghi a portare avanti la vicenda della lotta e il contrasto all'HIV-AIDS, perché il Parlamento, come ho sempre detto, si occupa di tanti argomenti, tutti potenzialmente prioritari. Il fatto che ci sia un movimento d'opinione che sostiene
questa civilmente, devo dire, vi devo ringraziare veramente uno a uno. È un'attività importante, sì, purtroppo qualcuno ci ha lasciati, ci siete voi, poi Rosaria Iardino, che è stata quella dalla quale è partita questa cosa, che l'ho conosciuta, quella la conoscevo dalle fotografie, perché io sono qui di quella generazione, ragazzino, la fotografia con il professor Ferdinando Aiuti, e mi sono innamorato di questa voglia di innovare questa legge. Quindi speriamo, ecco, l'1 dicembre di ritrovarci tutti insieme a dire che il Parlamento ha fatto qualcosa di buono. Ma le confermo che comunque tra tutte le proposte di legge che si sono viste in questo periodo sullo stesso tema, lei è stato l'unico che ha dato l'ampio spazio all'esperienza, quello che si necessitava, e quello che dimostra che lo Stato rappresenta il cittadino. E quindi in bocca al lupo per la... Ci aggiorniamo nelle prossime settimane. Esattamente, rimaniamo in contatto per sentire gli sviluppi di questa Commissione Affari Sociali. Grazie infinito, onorevole. Grazie. Siamo sempre con lei. Grazie. E no, anche io con voi. Grazie.